Ciao a tutti amici di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Didone con Civilization 6 Gathering Storm. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a lavorare anche alla vittoria diplomatica. Abbiamo iniziato un po' a capire come funziona. La prima opportunità è stata un disastro in Svezia che ha fatto partire appunto la possibilità di mandare degli aiuti. Vediamo se siamo i primi a mandare gli aiuti, se mandiamo più aiuti di tutte le altre civiltà, otteniamo la prima stella per la vittoria diplomatica. Ne serviranno 10, ma ce la faremo, chi lo sa. Intanto vediamo questo scambio, cavalli argenti in cambio di olive e oro. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ambra in cambio di oro per turno, anche questo può andare bene. Una cosa su cui dobbiamo fare attenzione è la scienza. Dobbiamo cercare di superare i nostri amici, alleati, ma non amici e basta, e non alleati canadesi. Completato l'invio di aiuti da Sidone, possiamo provare a fare un paio di meraviglie a Sidone. Il Taj Mahal dà un punteggio epoca in più nei momenti storici. Praticamente, che valgono almeno due. E il Kivaki Sivani dà più emissari. La Santa Sofia, missionari apostoli possono diffondere la fede una volta in più e dà più fede. In realtà, queste meraviglie non mi sembrano al top. Sarebbe buono avere una zona industriale adiacente un fiume per poter fare il bacino della Ruhr. Purtroppo, la nostra zona industriale non è vicina a un fume e questo è un problema. Nemmeno a Tiro. Oh. Non ci ho pensato, ma dovevo pensarci. Suggerirei rapidissimi di fare le mura e poi una spia. La mettiamo già in posizione, scusate. E dopodiché, dopodiché vediamo perché magari possiamo fare questa diga per l'elettricità. Ok, a Bruxelles aumentiamo di 4 per turno la lealtà. Adesso abbiamo Liang che è qui in me dentro, ma non sarà qui per sempre, quindi penso che sia una buona idea. Poi sposterò Liang magari a Helsinki, dove il cibo è poco, e sfrutteremo le caselle di mare per avere dei vivai. Così Helsinki cresce. Ok, distretto del teatro completato. Facciamo rapidi un anfiteatro a Tiro. Benissimo. Come Agiliano andiamo a fornire altra lealtà sempre a Bruxelles. Essendo molto produttivi, la Nord Aquitania ci apprezza. Ragazzi, abbiamo raggiunto la fase in cui non ci sono più civiltà che ci odiano. Non abbiamo mai attaccato nessun'altra civiltà se non una città-stato. Abbiamo sempre commerciato, avuto relazioni positive. Posso dire che finalmente Civilization 6 non ha più un'intelligenza artificiale diplomatica scema? Finalmente, io ho giocato la partita anche volutamente per cercare di vedere se la IA seguiva, diciamo così, la direzione in cui la portavo. Nella versione vanilla tutti mi avrebbero odiato in questa fase per svariate ragioni di IA cannata. Adesso riesco a dichiarare amicizia a tutti. E questo è molto positivo. Perfetto, amici, non ci sono più possibilità che qualcuno ci dichiari guerre formali perché abbiamo amicizia con tutti e alleanza con Pachacuti, Cupe e Mansa Musa. Fantastico. Ora, andiamo a dare un'occhiata alla scienza perché dobbiamo dare un bel boost. Il prossimo edificio scientifico è la chimica e quindi facciamo una beeline. C'è da andare prima all'igiene pubblica e poi alla chimica. Qui abbiamo ancora due slot. Proviamo a vedere se possiamo fare dei vivai. Non penso. Ah no, perché Liang non è a Cartagine. È chiaro. Spostiamo Liang a Cartagine a questo punto. E questo costruttore attende. Intanto alla richiesta d'aiuto mancano 15 turni, noi abbiamo 500 punti. La Belle del Nord Aquitania 169 e Laurier 116. Coupe probabilmente ha cliccato per errore perché cioè, sembra che non stia partecipando. E devono ancora arrivare gli aiuti di Bruxelles. E di CT.
Quindi i nostri aiuti continueranno a salire. Bene. In pratica la vittoria diplomatica è un mix di buone relazioni e produttività, perché se si ha molta produttività si possono mandare molti aiuti. Interessante. Allora, T adesso ha un problema di abitazioni, mi fa il granaio che è ora, devo farlo già da un po'. Qui abbiamo completato un costruttore, ripariamo l'università. E magari a Beirut, a Biblo, scusate, possiamo lavorare questo stagno e creare una fattoria. Inviati gli aiuti, ok. Le abitazioni sono purtroppo molto basse. Suggerirei di fare un costruttore e poi un museo, visto che Bruxelles comunque ha la cultura. Parlando di grandi personaggi, allora attenzione, 10 o. Ah, perché mi chiedono anche i punti diplomatici. No, una balena per caffè e 10 per turno. È una delle richieste più strane che mi siano capitate e ci guadagniamo molto. Facciamolo. Intanto, guardate quanto oro stiamo mettendo da parte. Tenete a mente questa cosa, ma ne parleremo fra qualche episodio. E ora penso di poter sbloccare Eiffel. Fornisce 480 per la produzione di meraviglie. Dal momento che abbiamo la meraviglia del mausoleo di Alicarnasso, rendiamoci conto che lo possiamo usare ben due volte. Ingaggiamo subito Eiffel e vediamo che meraviglie possiamo fare, perché queste sono importanti. Il Potala ci dà uno slot di politica diplomatica in più, più due fede e più cultura. Con Eiffel andiamo immediatamente a sbloccare il Potala a Biblo. Che meraviglia! Che meraviglia, non ci posso credere. Voglio vedere subito qual è il prossimo ingegnere, perché se è una cosa del genere farò dei progetti per portarla a casa. Più grandi ingegneri portiamo a casa, meglio è adesso. Ok. Sessione speciale del Congresso Mondiale. Si apre il TG. Ta-ta-ta-ta-ta, attesa degli altri giocatori, vediamo. Emergenza militare respinta, se non restiamo uniti un giorno il destino di questa città diventerà scuola di tutti noi. Niente, c'era un'emergenza militare che io non ho votato contro, quindi. Allora, l'arsenale veneziano ci dà due punti. Beh, questo non è male, però. Perché non posso fare. Che spatti! Ragazzi, non posso fare la centrale sull'acqua. La posso fare a Sidone? Forse dovevo fare una diga, ragazzi, per la centrale idroelettrica. Va bene. Allora. Il petrolio ce l'abbiamo? No, abbiamo il carbone. Non il petrolio. Ok, facciamo questa centrale a carbone, ragazzi, perché ci tocca. Ho atteso per niente. Ci serve l'energia, utilizzeremo l'energia del carbone. Non è energia verde, forse Coop inizierà ad essere abbastanza arrabbiato, ma è la vita. Ok, a tre azioni invece che due. Quindi non raddoppia, scusate, ma si può fare una volta in più. Ho detto una piccola inesattezza. E poi l'ultima la possiamo fare per velocizzare magari l'università di Oxford. Che è anche questa una meraviglia molto buona, perché ci regala due tecnologie e ci dà scienza. Ok, Eiffel. Ok, il Potala ce l'abbiamo fra 4 turni, adesso non ha più senso andare qui, andremo a lavorare per Ainhoa. Una città straniera diventa indipendente, Palenque. La Santa Sofia è stata costruita, c'è una tempesta violenta, attenzione! Una tempesta violenta che potrebbe abbattersi sulla città di Cartagine. Wow, attenzione! Va tenuta sott'occhio. Kti mi ha fatto il granaio, va sul cantiere. Qui abbiamo un museo di arte, mi fa piacere. Servirebbe anche una zona industriale, però come facciamo? Pazzesco. E ad Amboise abbiamo aumentato il nostro livello di visibilità. Possiamo rimanere in ascolto 8 turni per aumentare di 1 la visibilità diplomatica. Oppure tentiamo di rubare il capolavoro. Accettiamo questa missione. I francesi non saranno assolutamente felici se ci scoprono. Ma per adesso abbiamo un trattato di amicizia, quindi. Tentiamo di rubare questo capolavoro, è da un po' che ci stavo lavorando a questo progetto. Avanti.
Oh Gesù. Ragazzi, c'è una guerra in corso. C'è una guerra in corso, adesso la andiamo a vedere. Abbiamo sbloccato la storia naturale che è importantissima perché ci dà la produzione dello zoo, l'Hermitage, la ruota panoramica nei parchi acquatici, l'acquario nei parchi acquatici, il parco acquatico, gli archeologi e i siti. Cambiamo le politiche, vediamo se si può fare qualcosa. Ta-ta-ta-ta. In realtà non vedo niente. No, non abbiamo nuove carte. Va bene. Che cosa andiamo a studiare allora? L'ingegneria civile ci dà le opere pubbliche, il grattacieli. No, sapete che cosa voglio? Voglio aumentare l'housing e per l'housing ho bisogno di andare sull'urbanizzazione. Poi, due rimostranze. In Malia rimostranze contro gli ungheresi e gli svedesi contro gli ungheresi, ok. Praticamente c'è Mansa Musa e Leonardo d'Aquitania e Corvino che sono in guerra. Scusate, ho cliccato il personaggio sbagliato. Corvino adesso è in guerra con Cristina, Leonardo d'Aquitania e Mansa Musa. È odiato un po' da tutti il ragazzo. Ragazzi, grazie al cielo, letteralmente, la tempesta si sta spostando lontano da Cartagine, quindi non verremo colpiti dallo tsunami. E abbiamo scoperto due siti archeologici, bene. Uno e due, benissimo. Governatore a Cartagine, fantastico. Iniziamo a costruire vivai. E produzione, abbiamo comprato il costruttore a Bruxelles. Iniziamo a fare il museo archeologico, perché poi faremo gli archeologi a questo punto. Ok, l'emissario lo buttiamo a Babilonia, che è scientifica. Ne abbiamo ben tre. Perfetto. La Babilonia ci dà. Ok, adesso ci dà più scienza nell'università. Siamo 189, ragazzi, stiamo crescendo esponenzialmente. Bene davvero, bene, 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 bene. Dov'è Gustavo Eiffel? E soprattutto, il prossimo grande ingegnere chi è? Attiva, è Lovelace. Attiva il momento Eureka per i computer, consente a questa unità di costruire un distretto in più di quanto permetterebbe la sua popolazione. Questo è veramente fantastico. Wow. Ada Lovelace, davvero fantastico. Wow. Il buon Eiffel sta transitando per andare a spingere il completamento di Oxford. Lo voglio fare perché ho paura che qualcuno me la porti via. Più Negli ultimi 200 anni ha salvato più vite e migliorato la 100% situazione supporto diplomatico per economica turno per il fatto di iniziare il turno come sovrana indipendente città-stato. dall'invenzione Nah. del water. Dosgash non mi interessa. Possiamo fare un medico, possiamo migliorare i pozzo gradini, fornisce più abitazioni, possiamo fare le fognature, bene. Tanto ragazzi, guardate che meraviglia fare i vivai vicino alle Galapagos, è fantastico perché ora vedete Cartagine ha molto cibo, produzione e scienza appunto vicino alle isole. Non male. Qui forse avremmo potuto fare una città, ma adesso ci vanno gli Inca. Sto pensando se posso fare vivai anche nelle caselle di lago. Intanto che Liane a Cartagine si potrebbe pensare. Ok, completata la spia a Sidone, lavoriamo allo zoo che ci darà bonus attrattiva, insomma, un po' tutte le città qui attorno. E questa spia, a questo punto, mi deve andare a rubare le opere magari lontane, visto che nessuno è interessato al buon ungherese, non ci sono capolavori, no. Allora vediamo a Quebec City ci sono capolavori, no. A Kumasi ci sono capolavori, no. Wow. Sì, sono tutti nel Mali. Confermiamo il posizionamento a Gao allora. Cerchiamo di rubare un capolavoro ai malinesi. Fatemi comprare questa casella che mi sembra davvero troppo buona. 4 punti scienza e 2 cibo. Wow, ragazzi! 3 punti cibo, 1 produzione, 1 oro, 4 scienza. Le Galapagos con Lian che migliora, sono veramente overpower. Bellissima questa città, Cartagine, bellissima così. E ora Eiffel,
ci dà una mano e abbiamo l'Università di Oxford, ragazzi. Dai che stiamo andando avanti con la scienza. Adesso sì che andiamo bene. Abbiamo il volo gratuito, un'altra tecnologia che ho chiuso senza leggere, scusate. Ma al di là di questo, possiamo dire che Oxford ci dà un 20% in più in questa città. Quindi ai Nuclea dobbiamo assolutamente potenziare scientificamente. Dobbiamo togliere Reina, dobbiamo metterci Pingala. E cercare di spingere la scienza il più possibile. Potremmo fare un parco acquatico, però. Il parco acquatico è molto buono perché migliora veramente l'attrattiva di questa città. Ok, e a questo punto facciamo uno switch di governatori. Reina la riassegniamo, anzi, Reina la mettiamo a questo punto a Bruxelles, che è una città abbastanza grande e la possiamo trasformare in città commerciale. Perderemo un po' di oro, ma va bene così. E Pingala lo mettiamo da Biblo. Scusate, sbaglio sempre il bottone. Lo riassegniamo nella città di Ainok, perché Pingala ha il bonus che poi può migliorare ancora di più la percentuale di scienza, e non è affatto male. Intanto questi 5.000, questi soldi li sto mettendo da parte per una cosa che ho in mente, quindi non me li sono dimenticati. La prima volta è andato anche il palazzo del Potala. Potala, scusate. Sono sentito come mai prima né dopo. Dai, due meraviglie in così poco tempo, ragazzi, è fantastico. Anche perché adesso abbiamo una carta in più. E prenderò una carta importante. Allora, una carta verde. E guardate un po', allora, con i Raj abbiamo più scienza, cultura e fede per ogni città in cui siamo sovrani. Però a me interessa un'altra cosa. Il machiavellismo mi aumenta la produzione di spie e abbassa la velocità dell'operazione di spionaggio. È molto importante. Al momento terrò il machiavellismo, poi magari sposterò su qualche altra carta, ma così va bene. Ora, Biblo ha fatto la sua parte. Benissimo. Potremmo fare, abbiamo bisogno di qualche abitazione in più, ma non si può. Meraviglie se ne potrebbero fare. Oserei dire, visto che abbiamo una meraviglia, facciamo un quartiere teatrale per migliorare anche un po' la cultura, Biblio. E qui, sì, posso fare i distretti anche all'interno delle caserne di lago. Con Liang, bene. A questo punto un po' di soldini li sfrutto e Cartagine si compra. Un costruttore. Da quanto sto registrando? 17 minuti. Abbiamo ancora 5 minuti, diciamo, per proseguire. Turno successivo. Avanti. Devo costruire anche gli ingegneri militari perché voglio iniziare a costruire le ferrovie. Attenzione! Questa mi piace! Il Mali mi offre la volta della Cappella Sistina, che è un'opera d'arte, quindi cultura e turismo, in cambio di ferro e volpi. E accettiamo! Assolutamente, ragazzi! Wow! Abbiamo finalmente un capolavoro che ci dà turismo. Yeah! Non abbiamo prodotto nessuno per ora. Big Ben è stato costruito, peccato. Ma non era il motivo per cui mettevo da parte i soldi, anche se sarebbe stato utile. Ok. Tanto Cartagine ha fatto quasi tutti i vivai e sono molto contento. Potremmo poi spostare Lian da qualche altra parte. E finalmente, ragazzi, nuvole di fumo. Abbiamo la nostra centrale a carbone che finalmente alimenta Tiro e Sidone, le fabbriche. E quindi adesso tutta la produzione si espande. Meraviglioso! Non vedevo l'ora. Oh, finalmente. Allora, visto che qui le abitazioni sono scarsissime, lanciamo subito le fognature. Mandiamo un emissario a Babilonia perché voglio diventare sovrano di Babilonia. E lo divento. Quindi, più scienza da capolavori letterari e reliquie e manufatti, va bene. Non ne abbiamo tanti, ma va bene. E sono scadute le alleanze con Cupe, Mansamusa e Pacciacuti. Allora, Pacciacuti la rinnoviamo subito, dichiariamo l'amicizia. E un'alleanza un'alleanza di ricerca, direi, con Pacciacuti. Poi, con il Mali, che invece è molto comodo per il commercio, amicizia. Oh, e alleanza commerciale.
E poi abbiamo Cupe, con cui facciamo l'amicizia, l'ambasciata e l'alleanza culturale. Perfetto, sembra che le cose vadano benone. Tanto abbiamo scoperto anche un'altra meraviglia. Ma che città, che nomi hanno? Teo Kianganui a Cupe. Bellissima questa città, ma vabbè. Ragazzi, Cartagine adesso sta veramente fiorendo con tutte queste produzioni, eh. Tanto Ainoka avrà il parco acquatico molto presto. Interessante. Amicizia anche con l'Orie di Canada. Ragazzi, questa partita mi piace molto perché è super costruttiva e riuscire a giocarla a difficoltà molto difficile è veramente un traguardo perché ho lavorato bene di diplomazia, secondo me. Andiamo sulla scienza militare. Voglio proprio vedere come si fanno a costruire gli ingegneri, ma penso di poterlo già fare, sapete? Vediamo se posso. Medico, corsaro, commerciante. No, me lo andrò a studiare alla fine di questo episodio come fare gli ingegneri, perché devo essermi perso qualcosa. Allora, il parco acquatico è completato, mi fa piacere. La ruota panoramica darebbe due turismo e attrattiva. Però, non dimentichiamoci che questa è la nostra città della scienza. Serve andare subito a fare un laboratorio di scienza perché è fondamentale. E c'è un'eruzione catastrofica a Rapanui, aia. Questo non ci voleva. Ok, voi ragazzi scendete, fate un po' di strada, mandate dai Nook. E qui trasferiamo questa rotta commerciale a Bruxelles, che diventerà la nostra nuova città del commercio, come vi dicevo. Cristina mi chiede la mia opera d'arte, che e non gliela do, ma neanche per scherzo. Neanche per scherzo. A proposito, io un po' di... Ehi, ragazzi, abbiamo rubato un capolavoro. Abbiamo rubato i racconti di Canterbury alla Francia, ce l'ho fatta. Grandi scienziati siamo in testa con Turing. Scrittori, no, invece, purtroppo. Va bene, ragazzi, amici e amiche di Andrew Channel, io direi che per questo episodio possiamo chiudere qui. Noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio in cui continuiamo a fare produzione, scienza e tante altre belle cose. Un saluto e a presto.